in apertura parlavamo di una sorpresa che volevamo offrire, che offriamo a chi ci segue, ai nostri telespettatori, a chi ci guarda in questo momento da tutta la Sicilia, da Malta, da parte della Calabria. La festa di Sant'Agata, questi solenni, meravigliosi festeggiamenti in onore della Santa Patrona di Catania, è anche un mix di luci, di colori, di effetti, effetti visivi che possono essere apprezzati da un'angolatura diversa rispetto a quella che tutti quanti riusciamo a cogliere, cioè da terra, molto meglio dall'aria. Noi siamo riusciti, ma soltanto grazie alla preziosa collaborazione che ci è stata offerta dalla base Maristeli di Catania, in particolare dal comandante Claudio Testoni, ad offrirvi una chicca, un'esclusiva che Telecolor ha realizzato quest'anno, delle immagini che sono state girate dal cameraman Francesco Caudullo proprio a bordo di un elicottero sul quale ci trovavamo questa mattina, io, il cameraman, i nostri assistenti, un elicottero della base Maristeli che ha fatto delle puntate lungo proprio l'inizio della processione di Sant'Agata, quindi lungo via Dusmet, costeggiando il porto, i famosi archi della Marina dei Catanesi, e spingendosi poi oltre in un secondo volo che abbiamo fatto dalla base di Maristeli fin quasi alla stazione di Catania. Arcivescovo, guardiamo allora insieme queste immagini spettacolari che siamo riusciti, lo diciamo con un pizzico di immodestia, a realizzare. Eccole qua. Ed eccola la prima sorpresa che vogliamo offrirvi grazie alla collaborazione della Marina Militare Italiana. Siamo in volo su Catania, sono in questo momento le 8:30 del mattino e possiamo offrirvi le immagini che dall'elicottero possiamo cogliere con il nostro cameraman Francesco Caudullo. Vedete la processione in questo momento proprio parallela alle archeggiate della Marina, è un fiume bianco di devoti che precede e segue il percolo, la processione è già, sta già camminando velocemente, il programma degli altri anni prevedeva delle soste ulteriori, invece la processione è già a buon punto in questo momento, mentre abbiamo l'occasione di cogliere, di vedere, di poter ammirare grazie alle riprese aeree che la Marina Militare ci ha consentito di fare il centro storico di Catania in festa. Vedete i balconi dell'Arcivescovado parati di rosso e ancora le bancarelle della cosiddetta Fiera di Sant'Agata, anche questo un appuntamento tradizionale della città. Tra poco la processione arriverà in piazza dei Martiri, avremo modo di cogliere altri momenti mentre continuiamo ad ammirare il centro storico, la cattedrale, Piazza Duomo che si è ormai svuotata. Lungo gli archi ci sono i venditori di cera che appunto man mano consentono ai fedeli di acquistare le candele da offrire alla Santa. Sacchi bianchi, palloncini, una lunga teoria di candelore e su tutti i due cordoni che appunto dal percolo partono e che servono a trainare il percolo stesso. Immagini particolarmente spettacolari che possiamo offrirvi in esclusiva mentre vedete davanti a noi il porto di Catania. Finito!
sono le candelore che sono già giunte, mentre Sant'Agata è ancora nei pressi del porto. Le candelore sono già arrivate in piazza Cutelli, dove appunto Sant'Agata sosterà prima di imboccare la parte finale di via Vittorio Emanuele. Della stazione, intanto si è unito